Ben ritrovati dalla redazione di News24.city. Taranto, scontro frontale tra auto e pullman sulla strada per Statte. Morto 19enne, il giovane si stava recando a lavoro nell'ex Ilva. San Marco in Lamis, tragedia in campagna, agricoltore 61enne muore schiacciato dal suo trattore, accaduto in località Forno Vecchio, indagano i carabinieri. Ortanova, si torna a sparare in città, 23enne, gambizzato, il giovane si è recato alla guardia medica ed è stato ascoltato dai carabinieri. Santeramo in Colle, tentata estorsione, imprenditore di azienda agroalimentare, 5 arresti, l'uomo è stato aggredito dai suoi aguzzini che nel 2016 diedero fuoco alla sua auto. Porto Cesario, si tuffa in mare, sbatte la testa sul fondale, 22enne, finisce in ospedale, il giovane è stato trasportato a Vito Fazzi di Lecce per grave trauma spinale. Bari, al via i lavori delle ferrovie sud-est, chiuse 8 stazioni, previsto interramento a Triggiano e Capurso, 9 passaggi a livello da eliminare.